Bentornati sul canale di Access00, bentornati a un nuovo episodio di Pokémon Let's Go Pikachu. Siamo qui all'ingresso del tunnel roccioso, alla deviazione per Lavandonia. Quindi vediamo un attimo di entrare all'interno, anche perché non è che posso fare altrimenti. È vero, Bagliore c'era da usare qui. Questo posto è completamente buio, vuoi usare la tecnica segreta Bagliore? Anche sì, ma anche sì, perché altrimenti ci vediamo un tubo. Perfetto, mi sembrava ci fosse la strada in alto, invece guardate, proprio un altro posto. Pikachu ha illuminato l'ambiente circostante usando Bagliore. Se non l'avessi usato... No, vieni qui! Ma che? Kangaskhan! Sì, è lui, Grandi! Con Pokémon Quest mi ha salvato la vita non so quanti miliardi di volte, ma c'è troppa roba, ho visto anche altro, cioè... Mega Ball, non lo prenderò mai! Dannazione, che sfortuna questa, che poi c'era di tutto lì, ho visto, di tutto di più proprio. Sarebbe fantastico beccarlo alla prima, sarebbe un sogno beccarlo alla prima. E... Gna! Ma mai, mai, neanche una volta. Sì, vai così, ok, l'abbiamo preso e ho ancora forse abbastanza Mega Ball per il prossimo. Mamma mia ragazzi, grandi così, i nostri Pokémon si stanno rinforzando. Dovrei togliere Wartortle in teoria, perché mi serve al giusto avendo Gyarados. I dati di Kangaskhan sono stati inseriti nel Pokédex, grazie mille. Allora, Kangaskhan normale, Pokémon genitore. È bello grandicello rispetto al normale, però non me l'ha dato come effettivamente grande. Comunque cresce il suo cucciolo dentro il marsupio. È pronto a qualsiasi lotta pur di proteggerlo. Sembra un canguro a tutti gli effetti. Hai messo Kangaskhan nel box Pokémon. Ora, gli altri... Rhyhorn, si chiamava questo. Scusate, tocco un attimo il microfono. Ok, spero che non abbiate sentito troppo. Sì, Rhyhorn era, perfetto. E... non lo so, una bacca lampone io gliela darei lo stesso. Anche perché potrebbe esserci utile. Sì, diciamo di sì. Magari se non attacca. Se non attacca, stavo dicendo, era anche meglio. Ok, io il primo tentativo ve lo faccio vedere. Poi nel caso li taglio gli altri, vi faccio vedere quando lo prendiamo. Se lo prendiamo, perché qui mi sa che va a finire male. Ultima Mega Ball, ragazzi. Vediamo un attimo come va a finire. L'ultima Mega Ball, il che significa che se non lo becchiamo adesso, l'abbiamo preso. Grandi così. Preciso. L'altro invece mi sembra... tra l'altro caramelle protezione, bene così. L'altro invece di Pokémon, intanto Gyarados e Onix passano di livello, ma vieni anche sì. Dovrebbe... devo rivitalizzare l'EDD io, tra l'altro. Già, è vero. Devo rimettere a posto l'EDD. Forse è meglio se torno a curarli invece che sprecare roba qui. Tanto leggiamoci un attimo il Pokédex. Rhyhorn, Pokémon Terra Roccia, come Onix mi sembra. Pokémon Punzoni. Questo è XL, l'abbiamo preso. Pesa 166 kg. E chi lo smuove quell'affare? Ha una mente molto semplice, riesce a concentrarsi solo su una cosa alla volta. Quando parte alla carica si ferma solo se si addormenta. Questo era molto EDD. Questo era molto EDD. Se mi sente mi ammazza. A parte quello lasciamo stare. Prima di tornare dobbiamo prendere però lui, perché è veramente fantastico trovarlo qui. È un Golbat, è un'evoluzione di Zubat, se non erro. Quindi proverò almeno a dargli una bacca lampone, che se non altro dovrebbe fare un qualcosina, spero. E tentiamo con le Pokéball, perché non ho altro. Perciò almeno proviamoci. Anche perché se no lo perdiamo, se usciamo poi non lo rivediamo più. Almeno non questo, e questo è anche bello gigantesco, quindi mi piaceva comunque provare a catturarlo. Riproviamoci, secondo tentativo, con le Pokéball due tentativi, dai, con le Mega Ball uno solo. Manco per sbaglio, bene. Ce le sto finendo, ragazzi, mi sa che questo Golbat lo lascio stare, provo l'ultimo tentativo e se no sono troppe, effettivamente. Ne sto usando troppe di Pokéball e non so quali altri Pokémon potrebbero esserci qui. Tra l'altro abbiamo già anche Zubat, se vogliamo possiamo farlo evolvere in un Golbat. Quindi, ok, facciamo fuga. Avessi avuto delle Mega Ball avrei continuato, però con le Pokéball normali anche... No, chissà... Cubone! Giusto ragazzi, Cubone, si leggeva così lui, se non erro, esatto, perché era da Cube e Bone, quindi osso, se non erro, perciò me l'avevate detto, se non, io spero di non sbagliare, perché conoscendo me, sbaglio tranquillamente, più che altro mi scordo le cose, quindi grandi alla prima, bene, un Cubone subito alla prima,
Ottimo, perfetto, mi piace anche, mi resta simpatico come Pokémon. Quindi tiro eccellente, di tutto di più, con Wartortle che passa al 22. Non mi ricordo, mi avete detto a che livello passa Wartortle? Non so se era 25 o molto più avanti come prossima evoluzione. Comunque indossa il teschio di sua madre come elmo, il nostro Cubone, Pokémon Terra, Pokémon solitario, più piccolo del normale il nostro, almeno leggermente. Il suo verso riecheggia all'interno del teschio, producendo una triste melodia. Veramente tristissimo! Mamma mia, che tristezza immane che mi è venuta! Ok, torno su a curare i Pokémon e ci ritroviamo lì davanti all'allenatore. Guardate qua, c'è un Onix qui dentro anche... C'è anche altro, a parte un Cubone. Guarda Onix, se non mi tocchi mi fai un piacere, perché se altrimenti mi tocca saltare la cattura. Repellente, non male, non male, non male. Intanto gli oggettini cerchiamo di prenderne il più possibile. Qui ci sarà da fare per forza un combattimento, immaginavo. Ma com'è vestito? O com'è vestita? Non saprei, forse è un uomo, non saprei. Non riesco a capirlo, lo vediamo insieme perché sono curiosissimo. Più che altro di sapere che costume è. È... Ashton, Pokefanatico, che è quel costume? Perché un costume del genere? Di Slowpoke! Ecco perché è vestito così, effettivamente gli assomiglia pure. E gli assomiglia anche parecchio. Guardate un po', bellissimo. Avevamo mai lottato noi con Slowpoke? Mi sembra di no, io provo uno Sprintabon giusto così, tanto per gradire. Slowpoke mi sembra sia normale come Pokémon, se non erro. E infatti, Sprintaboom, sempre molto molto buono, è super efficace, quindi non saprei. Non me lo ricordo, lo abbiamo uno... No, gli avevamo fatto la guardia uno Slowpoke, però mi sa che non l'avevamo noi Slowpoke. Charmeleon, livello 40... Sì, livello 44, ti sarebbe piaciuto, Ale, livello 24. Ok, 1104 Pokédollari, 3 Pokéball, alla grande così, almeno ne riprendiamo alcune di quelle che abbiamo buttato, gettato completamente un Graveler. No! È un Graveler? Sì, Graveler, ok, ci ho preso. Dale, perché no? Quando ci prendi, zitto, che è meglio. Comunque dicevo, quelle che abbiamo buttato prima con Golbat, perché ne ho buttate talmente tante per Golbat che non lo so nemmeno io. E oltretutto non l'abbiamo manco preso, cosa che faremo anche con questo, se faccio così. Dannazione, vai subito! Lo so che non è neanche un bene... Ripeto, 2 tentativi con la Pokéball e poi salto, quindi il tentativo è andato male, 2 tentativi presi intendo. L'altro è un ottimo, potrebbe essere utile. 3, sì, vai così al secondo, ok, il secondo preso intendo, però vai così, va bene, un Graveler. È l'evoluzione di Geodude, se non erro. E intanto Pikachu va a livello 29, lui intanto sale, il resto chissene, ma lui intanto sale. Bene, bene, ottimo, ottimo, fa piacere così. Dati di Graveler nel Pokédex, Roccia Terra, Pokémon Roccia, un po' più piccolo come statura, ma più pesante della media. Spesso viene visto rotolare giù per i sentieri di montagna, travolgendo tutto ciò che incontra. Praticamente è una frana, in tutti i sensi proprio questo Graveler. Noi fuggiamo di qui, perché non mi pare il caso di continuare a stare troppo vicini là sopra. C'è quell'Onix, c'era un altro Graveler, guardate, era spuntato. C'è altro, chi era questo? Ah, un Cubone. Possiamo scendere, direi. Non ho visto altri oggetti qui in questa zona, se non altro. C'è un Machop. Questo è interessante. Prenderlo sarebbe ottimo. Mi piacerebbe molto. Tanto anche piccolo. Sarebbe divertente averlo un po' particolare come Pokémon. Dovrò... Le bacche Lampon si possono comprare nei negozi oppure no? Perché non mi ricordo. Non so se l'ho vista effettivamente io oppure no. Provato a lanciare un po' prima. Ha funzionato. È un ottimo. Ha funzionato almeno per tentare di prenderlo questo Machomp. E l'ho preso alla prima. Yes! Vai così! Sono tutti Pokémon nuovi, quindi alla fine... Mi vanno anche a dare un sacco di esperienza. Questo per 4, ragazzi. Pokémon nuovo, ottimo tiro, in un sol colpo, lancio tecnico e bonus dimensione. Botto di esperienza. Infatti l'EDD mi passa di livello. È al 22, anche se è già la Kazam, quindi alla fine potrà potenziare solo le proprie statistiche. Non che ci faccia schifo, non che mi faccia schifo, sinceramente. Pokémon Mega Forza, lotta. Mi piace molto lui come Pokémon. Penso che lo metterò al posto di Wartortle, credo. Ora guarderò un po'. È piccolo ma molto potente. La sua maestria in tutte le arti marziali lo rende un osso duro. Mi piace più di Mankey da portare dietro. Lo preferisco a Mankey come Pokémon lotta. Ora, io sarei davvero per cambiare Wartortle. Veramente.
Gyarados, non riesco, non ce la faccio a cambiarlo, lo adoro troppo come Pokémon, francamente, per toglierlo. Quindi, al momento, dove diamine ha messo Macho? Quanto fa schifo quello che abbiamo catturato? Cioè, una schifezza. No, invece no, come diamine, in che ordine me li ha messi? Saprei, però lo mettiamo qui, addirittura è di livello 23, sta prendendo roba anche più potente di quella che già abbiamo. Kangaskhan, sarebbe da ammettere, anche questo è tanta roba, Kangaskhan. Però chi tolgo? Potrei togliere Onix per mettere Kangaskhan, però dopo diventano troppo votati alla lotta, eccetera. Magari per ora è meglio tenerci Machop. Fatemelo sapere voi nei commenti, se volete... Io ci riprovo, nel frattempo. Se volete Machop oppure Kangaskhan direttamente, voi scrivetemelo nei commenti. Appena li leggo, faccio un po' quello che mi avete detto. Non ci credo. Preso. Preso. Con una sola Pokéball. Ma vieni qui, finalmente, sto Golbat malefico. Tra l'altro, Onix e Gyarados passano di livello. 25 per Onix, 23 per Gyarados. Onix vorrebbe imparare Schianto. Schianto non mi dispiaceva, però che mosse ha? Ha quel legatutto che infligge danni al bersaglio con la coda, con una liana o con qualcosa di simile. Io lo metterei al posto di legatutto, Schianto. So che il legatutto era continuativo nel tempo, però non faceva tanto danno. Invece questo Schianto mi piace proprio tanto. Quindi anche sì, per il momento, mi va bene in questo modo. Gyarados non impara niente, proprio manco una mossa per sbaglio. No, giusto per togliergli... No, Splash non si toglie. Scherzo, ragazzi, poi lo toglierò. Pokémon Pipistrello, Veleno Volante. Golbat, piccolo, attacca in modo repentino e furtivo. Usa i denti aguzzi per mordere e succhiare sangue. Mamma mia, cattiveria di questo pipistrellozzo. Giustamente, mezzo vampiro quasi, direi, più che pipistrellozzo. Allora, io qui non vorrei combattere. Speranza vana, speranza completamente vana. Quando sono a casa disegno Pokémon, ok? Se ti diverti, l'importante è che ti diverti. Poi magari, ecco, mandameli, che magari li pubblico su Facebook, sul mio canale Facebook. Se avete disegni Pokémon che vi piace farli, mandatemeli, ve li pubblico sul mio canale Facebook. Davvero, non sto scherzando, e vi ringrazierei anche. È un modo alla fine divertente per pubblicizzare anche i vostri disegni. Se siete degli abili disegnatori o anche solamente vi piace disegnare Pokémon così per sfizio, fatemelo sapere, che comunque è una cosa carina. Kangaskhan... non l'avevamo ancora trovato, no? Io sto attaccando un po' troppo tranquillamente. Riprovo con Sprintaboom. Vediamo un attimo se ce la fa. Non so quanto... Se gliene faccio un altro lo togliamo di mezzo. Quindi per ora starò con Pikachu. Sembra uno starnuto quello che ho fatto, però ho rischiato veramente tanto. Dai, grandi così, perfetto, ho tolto di mezzo. Brutto colpo, non ha più energie. Grandi così, dovrei rivedermi che Pokémon era. Era normale, mi sembra, lui. L'abbiamo letto prima, io già me ne sono dimenticato. Quando vi dico che ho una memoria pessima, non è che lo dico così tanto per dire, è che è così. Da notare come la sua bocca normale sembra quella che ha disegnata sulla maglietta. Al momento gli mancano solo i denti, poi l'inclinazione è quella. 1104 Pokédollari e 3 Pokéball, ottimo. Io ritorno a ripetere che ci riprendiamo quelle migliaia che ho buttato via per Golbat, ma va bene così. Lì c'è un altro matchup, non ci interessa al momento. Qui c'è quella Pokéball che potrei prendere senza essere beccato. Ok, vedo che fa sempre lo stesso giro. Super colpo. Aspettate un attimo che mi tolgo di qui e vediamo un po' che cos'è super colpo, perché mi sa che questa è la strada giusta. Ma super colpo che fa esattamente? Dovrebbe essere nella tasca lotta. Sì, ci ho preso. Aumenta la probabilità di sferrare brutti colpi. Si può usare una sola volta e l'effetto svanisce se il Pokémon è sostituito. Beh, ci può stare in effetti, perché è un potenziamento molto buono. Molto molto buono. Quindi giusto che duri poco. Revitalizzante. Bene così, ci servirà. Qui, come volevasi dimostrare, è un vicolo cieco. Insomma, zona dove non si va avanti. Adesso invece io provo a passare di qua, così lo freghiamo sto tizio.
Voi mi dite di non saltare gli allenatori, però a me piace più fare l'esperienza catturando Pokémon piuttosto che combattere con gli allenatori, devo essere sincero. Mi diverto molto di più a fare l'altra cosa, cioè a veramente a prendere nuovi Pokémon. 3 Mega Ball, bene. Aspettiamo, via di qui. Oh, di qui si esce. Ora, qui c'è un altro tizio, oh, mamma mia. Cattiveria di questo si è girata a 360 gradi e io non credevo l'avrebbe mai fatto. Però per fortuna l'ho fregato, quindi bene così. Lì c'è un altro Rhyhorn, qui c'è un allenatore e uno dei due mi sa che lo dovrò combattere, quindi... Ho sperato che il Rhyhorn non mi facesse vedere l'allenatore, ma è andata male. Questo cunicolo è molto lungo, sai? Purtroppo lo ben so, dottor Pivetta, lo ben so. Citazione da Aldo, Giovanni e Giacomo. Giordano, campeggiatore. Chi ci manda contro lui? Growlithe, l'abbiamo già visto. Vi salto il combattimento. Tolto di mezzo e prese altre 2 Mega Ball, che è quello che mi interessa di più alla fine. Qui c'è niente. Sembra di no. Io passo lontanissimo. Stavolta non mi dovrebbe vedere lui. Però quello è fisso verso destra. Fune di fuga. Ok, è per scappare velocemente da questi dungeon, chiamiamoli così. Lui purtroppo non ci posso fare niente. Vedevo che non si voltava, quindi ho detto ok, quello è da affrontare per forza. I forestieri come te mi devono portare rispetto. Oh, ragazzo, calmo, calma e per favore. Allora, andiamo un po' qui. Lucas Montanaro, 2 Pokémon contro Machop. Machop e lotta. Lotta normale o lotta e basta? O normale e basta, mi sembra sia lotta lui comunque. Io gli faccio il nostro classico sprintaboom per toglierlo di mezzo. Sono curioso di vedere chi avrà dopo come Pok... Non mi aspettavo resistesse. Breccia potrebbe farmi, esatto, molto molto male. Io gli faccio attacco rapido, almeno lo togliamo subito. Dovremmo attaccare per primi, esatto, toglierlo di mezzo. Come, se po- come secondo Pokémon, chi mi manda lui? Dovrò anche curare questo Pikachu adesso, perché altrimenti potrebbe andare a finire veramente molto molto male. Rhyhorn, sì, vorrei cambiare Pokémon. Però non mi ricordo che cos'è, dannazione. Questo potrebbe essere un guaio, io provo a mettere Gyarados. È che non ha mosse acqua. Ha Splash, che non è manco acqua. Dai, proviamoci un attimo, vediamo un po' che succede. Tanto per cambiare un po', per vedere con altri Pokémon che cosa facciamo. Ecco qui il Rhyhorn, perfetto. Cattivissimo, Rhyhorn. Scusa, che tipo era? Giusto per saperlo. Terra roccia, allora potevo lasciare anche Pikachu in effetti. Vabbè, tanto per cambiare, proviamo un attimo con Morso. È buio? Una delle due magari subirà buio? No. Ma sembra proprio di no. E lui è super efficace perché mi ha tirato una sassata. Provo a fargli anche azione. Sto così per soddisfazione personale. Dovrò curarlo Gyarados, ok, non è molto efficace. Lui un'altra sassata, spero non faccia brutto colpo. Ci è mancato poco. Io direi di rimettere davvero Pikachu. È che è mezzo andato. Machop dovrebbe essere lotta. In teoria non dovrebbe, è lotta e ha mosse lotta più che altro. In teoria me lo dovrebbe togliere di mezzo abbastanza bene. Spero, se non mi muore subito. No, non, ha, non è molto efficace, più che altro non mi ha preso tanti danni, era quello che mi preoccupava. E direi di fare... Breccia che cosa fa alla fine? L'abbiamo ancora letto. Colpisce il bersaglio con una mano e rompe barriere come riflesso e schermo luce. Ma non era la MT che dovevamo fare imparare anche Breccia? Lui ce l'ha così di suo? Buono, cioè il fatto di averla come MT è buona perché la possiamo dare a chiunque. O almeno a coloro che lo possono imparare. Però, insomma, è una buona mossa averla. È una buona cosa averla già su Machop. Quindi bene così. Intanto gli abbiamo tolto di mezzo Rhyhorn. Più lungo del previsto, non pensavo. 131 punti esperienza, 157. Vedete? Non è che poi ne prendiamo troppi a fare i combattimenti con gli allenatori. Prendiamo veramente tanti, tanti più punti esperienza catturando i Pokémon. Ma proprio tanti di più. Io nel frattempo curo. Sapete perché? Perché ho paura che poi lì sopra ci sia effettivamente qualcuno che ci vuol fare la pelle. Quindi magari anche se non rimetto al massimo i nostri Pokémon, però posso andare più sul tranquillo per una prossima battaglia. Sì, gli rimetto a parte Machop, il resto diventano tutti a palla, pieni di vita. Ok, vediamo un po' di scendere ancora. Mamma mia però.
È lunghissimo sto posto. Combattimento, ve lo salto, ci vediamo dopo. Ivysaur, ragazzi, non l'avevamo ancora visto come Pokémon e lo dobbiamo combattere adesso. Quindi facciamo un po' ombra cere perché è erba veleno lui come Pokémon, l'ho controllato, infatti è super efficace, ha provato a usare il riduttore su di me. Non ho ben capito che cosa fa il riduttore, ma fa parecchi danni. Quindi, ok, si prende anche danno per sé però, come vedete, perché subisce una specie di contraccolpo. Ne prende pochissimi di danni, però li prende e mi piacerebbe averla come mossa, più che altro da dare per esempio a Gyarados. Una mossa del genere dovrebbe essere piuttosto devastante su Gyarados. Comunque, Charmeleon sale a livello 25 ed è importantissimo. Non è che mi sale di livello anche Machop? No? Proprio no? No, eh? Ok, d'accordo. Ci ho sperato. Altri 1104 Pokédollari e 3 Pokéball. Yes, andiamo avanti così che va bene. Prendiamoci più che altro questo oggettino. Sono veramente curioso di sapere che cos'è. Cura totale. Ne avevamo già una di cura totale. E ottima. Grandi... averne trovato un'altra. Me ne va via uno, ne trovo un altro tipo instant. Ok. Qui c'è un Cubone, non ci interessa. Altro allenatore. No, forse è un coach, per come è vestito. No, no, è un allenatore, è un allenatore. I coach sono vestiti in verde, allora, mi sa. Perché mi sembrava l'abbigliamento fosse tipo questo. Questa è una fanta allenatrice. E ci hanno detto che i fanta allenatori sono un po' più forti degli allenatori normali. C'era stato detto nel centro di cura dei Pokémon. Ragazzi, Pikachu mi è passato di livello alla fine della battaglia e mi vuole imparare Tuono. Però al posto di chi lo metto, perché Tuono è veramente molto buono. Il bersaglio è colpito da un lampo molto violento che può anche paralizzarlo. È tante, 110. Questo è 90, invece però questo prende sempre, l'altro no. Io sarei quasi per metterlo al posto di Fulmine, però ho paura. Dai, mettiamolo al posto di Fulmine e ok. Attacco rapido lo volevo tenere perché è utile, è veramente comodo attacco rapido. Spero che prima o poi possa reimparare anche una mossa come... 5 Ultra Ball! Per la prima volta veniamo le Ultra Ball. Tra l'altro mi devo ricordare di rimettere a posto Machamp, Machop, perché Machamp magari, Machop perché me l'hanno disintegrato. Quindi, ma lo posso fare anche da squadra, da almeno squadra, di rivitalizzare? No. Box Pokémon, no, non credo si possa fare. Quindi, ok, peccato perché mi sarebbe piaciuto poter utilizzare gli oggetti direttamente, la tasca rimedi direttamente sui Pokémon, senza andare qui. Francamente. Però vabbè. Ok, d'accordo. No, non avrebbe alcun effetto. Ha ragione. Cosa vuoi fare, Ale? Usiamole. Una su Charmeleon, una su Machop e una su Gyarados. Ok. Bene così. Bene. Tra l'altro ho usato Gyarados su un Kadabra e praticamente mi ha disintegrato con la mossa buio. Morso, mi ha disintegrato direttamente l'altro Pokémon, giustamente, era un Kadabra, sì, se non erro. Sacchetto di polvostella, nella borsa. Cos'è la polvostella? Vediamocelo insieme. Volevo uscire di qui prima di salutarci, anche per soddisfazione personale. Polvostella. Bella sabbia rossa dalla consistenza leggera e farinosa, si può vendere a un prezzo piuttosto basso nei negozi. Va bene ragazzi, allora, visto che non voglio far venire comunque un video eccessivamente lungo, e questo mi sa che lo sarà, direi che per questo episodio ci salutiamo qui e ci rivediamo la prossima volta sempre qui dentro. Credo comunque siamo verso la fine, quindi la prossima volta potremo addirittura arrivare ad uscirne e essere direttamente alla Vandonia, credo. E magari farci anche la palestra, ora vediamo un po', eh. Per questo episodio, dicevo, ci salutiamo qui. Vi ricordo, se vi va, di condividere questi video sui vostri social. Se vi va, di lasciare un like al video. Se il video vi è piaciuto, intanto stanno spawnando tutti qui. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!